Buongiorno a tutti, sono Irene Mosele, sono psicologa e sono referente dell'area psicologica dell'Associazione MEMO. In questo incontro faremo un breve focus sulle tecniche di stimolazione cognitiva e sulla plasticità cerebrale. Infatti, attualmente, la possibilità di formulare una diagnosi precoce consente di creare programmi di prevenzione e di stimolazione delle abilità cognitive residue delle persone con demenza. Sono molto numerosi gli studi che dimostrano che l'efficacia di questi interventi sia sul paziente, con un miglioramento del funzionamento cognitivo e dei disturbi emotivi e comportamentali, sia sul caregiver, riguardo alla sua qualità di vita e alla sfera relazionale. Perché la stimolazione cognitiva è efficace? Questo è un punto fondamentale per capire quanto sia importante fare attività di prevenzione e attività di stimolazione cognitiva dopo una diagnosi di demenza. La stimolazione cognitiva è importante perché il nostro cervello è dotato di riserva cognitiva, cioè più è stimolato, più riesce ad avere connessioni neurali. E si è visto che le persone che hanno una grande riserva cognitiva, quindi hanno avuto una grande stimolazione nella loro vita, riescono a tollerare più facilmente danni cerebrali più estesi prima che si manifesti il sintomo. A questo punto possiamo parlare anche di plasticità cerebrale, che è un'altra caratteristica del nostro cervello. Il nostro cervello, infatti, è in grado di compensare ad un danno che può essere causato dall'invecchiamento, ma anche da un processo patologico in corso, potenziando le reti cerebrali sane, oppure stimolando connessioni neurali alternative che creano nuovi circuiti. In questo caso, la stimolazione cognitiva e in generale tutte le terapie non farmacologiche aiutano a velocizzare la ricostruzione delle reti cerebrali danneggiate. Se proviamo a pensare al nostro cervello come una rete di strade che portano l'informazione dal punto A al punto B, possiamo pensare che qualora si danneggiasse una strada, l'unica strada possibile, l'informazione non arriverebbe. Ecco quindi che si manifesterebbe il sintomo. Se invece il nostro cervello avesse a disposizione tante strade alternative, l'informazione riuscirebbe appunto a trovare una strada alternativa e raggiungerebbe quindi il punto B. E quindi non ci sarebbe il sintomo. Questo è proprio il concetto di riserva cognitiva. Tutti i lavori di ricostruzione della strada interrotta sono paragonabili alla nostra plasticità cerebrale, che cerca di ricostruire la strada o di potenziare le vie alternative. In questo ambito, le terapie non farmacologiche aiutano a velocizzare i lavori di ricostruzione. Parlando nello specifico dei vari casi di stimolazione cognitiva, possiamo parlare di riabilitazione neuropsicologica, memory training mnemotecniche e ROT, Reality Orientation Therapy. Queste sono le tre terapie elettive che vanno a fare proprio un lavoro sulla cognitività del paziente. La riabilitazione neuropsicologica si occupa della rieducazione dei disturbi cognitivi e lavora attraverso degli esercizi specifici sulle difficoltà di orientamento, memoria, riconoscimento, attenzione, ragionamento e prassia. È indicata principalmente per persone che hanno avuto una diagnosi di demenza minore. Il memory training e le mnemotecniche consentono di far apprendere alla persona delle tecniche specifiche di memorizzazione, quindi è un lavoro particolarmente consigliato alle persone che hanno una demenza di Alzheimer di livello minore. La ROT, la Reality Orientation Therapy, è una terapia che si pone come obiettivo quello di riorientare il paziente rispetto a se stesso, alla propria vita e all'ambiente circostante. È una terapia che consta di due sottogruppi specifici. Una ROT formale, che può avvenire in gruppo ed è condotta da professionisti, e una ROT informale, che può avvenire in casa e quindi può essere messa a punto dalla famiglia, la quale cercherà, per esempio, di non cambiare l'arredamento, di mantenere sempre le cose più o meno nello stesso posto, di mantenere un orientamento fatto con i calendari, con dei timer.
Oltre a queste terapie di matrice principalmente cognitiva, ci sono delle terapie, sempre di stimolazione, di matrice principalmente psicologica, e sono la terapia della reminiscenza, la rimotivazione e la validation therapy. La terapia della reminiscenza è una terapia nella quale assumono principale rilevanza i ricordi e vengono utilizzati come spunto per stimolare sia le risorse mnesiche del paziente, sia per recuperare esperienze emotivamente piacevoli. È indicato per le persone che hanno una demenza lieve intermedia. La terapia della rimotivazione consiste nella rivitalizzazione degli interessi per gli stimoli ambientali. Ed è particolarmente indicata per tutte quelle persone con demenza e non che sono demotivati, che hanno stimoli depressivi, deficit cognitivi. La validation therapy si basa sulla teoria dell'accettazione della realtà nella quale il paziente è convinto di vivere. È quindi indicata per le persone che hanno una demenza moderata maggiore. In questo caso, il principale obiettivo è comprendere i sentimenti e le emozioni della persona in modo da spiegarsi i comportamenti che derivano proprio da questo stato di esperienze che sta vivendo la persona con demenza. Il video di oggi è terminato. Al prossimo incontro faremo proprio il punto su dei piccoli suggerimenti da poter apportare in casa per stimolare il nostro caro con demenza.